ben arrivati a tutti gli amici di TG Smart News. Oggi domenica 17 maggio 2020, King numero 49. Come già annunciato nella puntata della settimana scorsa, a partire da questa settimana TG Smart News andrà in onda una sola volta a settimana, la domenica alle 13:20 ed in replica come sempre alle 20:13. Ma come mai questi numeri? Stiamo semplicemente seguendo l'energia in base al sincronario Maya. E per scoprirne di più, lasciamo subito la parola alla mia collega allacciatore che giovedì scorso ha fatto il suo complechin, ovvero il suo compleanno galattico. A te la parola, Rossana Fumarola! Bentornati nella mia rubrica, ben ritrovati nel mio spazio dedicato al sincronario Maya, questo magico strumento del computo del tempo. Uno strumento antichissimo che ci permette di scoprire ogni giorno l'identità galattica, ovvero l'energia, la frequenza, la vibrazione, e questo per poterci allineare ad essa. Andiamo subito a scoprire insieme il Kin di oggi, Kin 49, ovvero luna rossa planetaria. Vi ricordo che Kin significa identità galattica e ogni Kin si compone di un glifo e di un tono. Il glifo è la luna rossa, il tono planetario è il tono numero 10, ovvero il tono della manifestazione. Stiamo ancora cavalcando l'onda incantata del sole giallo, esattamente la quarta onda incantata del sincronario, l'onda della ricerca della chiarezza, ricerca della nostra luce. Ogni onda incantata si compone di 13 giorni, oggi giorno numero 10, quindi siamo ormai alla fine dell'onda in corso. Infatti, durante la settimana che da domani si apre, assisteremo al passaggio da un'onda all'altra, ma lo vediamo tra pochissimo. Passo indietro, Kin 49 dunque. La luna rossa ci suggerisce di purificare le nostre emozioni oggi. Dunque oggi è un ottimo giorno per lasciare andare le emozioni, per purificarle, cercare di liberarla da tutte quelle emozioni poco positive che ci impediscono di far fluire le nostre acque interiori in maniera fluida. Ci suggerisce sostanzialmente la luna rossa di scavare all'interno di ognuno di noi e lasciare andare dubbi, paure, incertezze per far affiorare in superficie le nostre emozioni più profonde, i nostri veri colori. Quindi liberiamo i nostri canali emozionali in maniera tale che le acque, che poi altro non sono che le nostre emozioni, possano percorrere i canali in maniera più tranquilla e fluida. Dunque, mettiamoci all'opera in questa domenica di maggio. Vediamo insieme invece anche come evolverà la settimana. Ho appena detto che assisteremo al passaggio di onda, esattamente giovedì ci sarà questo passaggio. Giovedì si aprirà la quinta onda incantata del nostro sincronario e sarà l'onda incantata del viandante rosso del cielo. Ma veniamo per ordine. Domani, 18 maggio, sarà il giorno del cane bianco spettrale. Parola chiave: amore incondizionato. Martedì, scimmia, blu cristallo, è il giorno della scimmia che ritorna. La scimmia è meravigliosa perché la scimmia è magia, la scimmia è autoironica, la scimmia è gioco. È interessante martedì perché la scimmia risuonerà al tono cristallo, il tono della collaborazione. E dunque collaboriamo e restiamo uniti davvero. Mercoledì, chiusura dell'onda incantata del sole giallo, ultimo suo giorno. Saremo in compagnia dell'umano giallo cosmico, parola chiave, libero arbitrio.
Ed eccoci dunque a giovedì. Giovedì si apre la nuova onda incantata, il viandante del cielo rosso, parola chiave, esplorazione di spazi ignoti, tutto ciò che è misterioso attirerà la nostra attenzione. Venerdì sarà tempo del mago bianco che risuonerà al tono lunare. Il tono lunare, vi ricordo, è il tono della sfida e dunque sarà una giornata leggermente impegnativa. Ma noi lo sappiamo, le sfide, se arrivano, arrivano perché ci permettono di evolvere e abbiamo gli strumenti necessari per superarli alla grande. E dunque, che ben vengano le nostre sfide. Sabato, aquila blu elettrica, sarà il tempo della visione. Così come fa l'aquila, cerchiamo di osservare dall'alto ogni nostra situazione. Distacchiamoci, ma in realtà ad avere una visione più obiettiva. Domenica invece lo scopriremo insieme, dato che il nostro appuntamento di questo meraviglioso TG Smart News è diventato settimanale. E dunque io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domenica prossima in La Catch. Da sincronario all'I-Ching con la bravissima Katia Alghisi. Buongiorno a tutti, sono Alghisi Katia, buona giornata. Da oggi, invece che ogni 4 giorni, avremo il nostro Aikin Chien Maya una volta a settimana. Quindi condenseremo due momenti ben distinti. Abbiamo l'esagramma 48, che comprende la luna planetaria, il cane spettrale, la scimmia cristallo, l'umano cosmico. In più avremo l'esagramma 11, che comprende il viandante dei cieli magnetico, il mago lunare, l'aquila e il guerriero. Che cosa vuole dirci il nostro esagramma 48? Abbiamo il pozzo, che possiamo vederlo in questi due modi. E cosa ci dice il pozzo? Il pozzo è inalterato nel tempo, quindi ci dice che dobbiamo purificare le nostre emozioni con lealtà, in modo che possiamo influire magicamente su ciò che vogliamo esprimere. Poi abbiamo l'altra parte, oltre al pozzo, a metà settimana ci troveremo con l'esagramma 11, che è la prosperità o la pace, e quindi avremo nella nostra metà settimana, possiamo quindi dopo la purificazione con coraggio trovare ciò che veramente percepiamo reale per noi e lo esprimiamo in La Cash. Ed ora andiamo ad Apricena in Puglia dalla professoressa Giovanna Pio Narciso a scoprire cosa sta facendo in questi giorni. Ciao a tutti da Giovanna, vostra inviata speciale dalla Puglia. Oggi non sono una ginnasta, ma vi presenterò una collana, si chiama Spiral. Io sono la testimonial e guardatela, ammirate questo gioiellino, vi piacerà, ne sono sicura. Baci da Giovanna, dalla splendida Puglia. Ciao Erika! Ed ora andiamo a Savona, in Liguria, dal coach e giudice internazionale Edo Pampuro, che ci parla anche oggi di danza integrata. Amici di TG Smart News, benvenuti da Savona. Oggi vi parlerò di film. In questo servizio vedremo alcune pellicole che hanno affrontato il tema della disabilità e della diversità, attraverso storie a volte drammatiche, a volte grottesche. Diversità e disabilità possono diventare risorse se sostenute e bilanciate, oppure diventare ostacolo se accolte con pregiudizio, come vedrete nei film che vi propongo. È utile vedere questi film per informarsi e poter educare gli altri a queste tematiche, mediante storie che affrontano questi argomenti. È un utile mezzo per affrontare i temi in modo cosciente, sensibile e soprattutto senza pregiudizi. Amici di TG Smart News, per oggi da Savona è tutto. Restituisco la linea allo studio.
Ed è grazie a Edo Pampuro se anche il progetto Diversitability Parma ha iniziato il suo percorso. Andiamo oggi a conoscere la seconda arrivata nella grande famiglia Diversitability Parma. A te, Maria Teresa Rinaldi, per tutti noi, Mary! Ciao a tutti, sono Maria Teresa Rinaldi. Ho iniziato a praticare danza come una sfida con me stessa. Mi sono messa in gioco con caparbietà. Lo desideravo da anni e mai avrei creduto in una svolta positiva, visto il mio stato di salute permanente. Ho 46 anni. Vi starete chiedendo perché alla mia età ho deciso di dedicarmi anima e corpo in questa impresa. Forse perché la vita ha voluto giocare con me a nascondino. Mi spiego, ero sana. Poi improvvisamente sono cominciati i guai. Per capire la mia diagnosi sono trascorsi ben 23 anni e da allora un calvario. Ed ora finalmente un po' di fortuna mi è stata regalata. Un dono, questi maestri di danza disposti a insegnare a persone con disabilità. La danza è libertà, una percezione di emozioni attraverso movimenti del corpo, gesti, sguardi. Io credo che nella vita gli avvenimenti abbiano una loro logica, o forse succedono per chissà quale motivo nel momento giusto. Appunto, nel mio caso, la danza è arrivata quando le mie condizioni di salute hanno avuto un miglioramento, permettendomi così di usare e affrontare con un ballerino bipede la mia diversità. Io sono in carrozzina affetta da atassia deficit di vitamina E. L'ataassia con deficit isolato di vitamina E è un'ataassia ereditaria di origine genetica molto rara e grave, che comporta movimenti scoordinati e mancanza di equilibrio. Questa è l'unica delle tante sindromi ataassiche in cui esiste un trattamento curativo. La mia insegnante di danza ha indovinato ad affiancarmi ad un ballerino hip hop, anzi ad un maestro, per il semplice fatto che per la mia malattia non ho movimenti perfetti nelle braccia e questa danza, essendo diciamo libera, nata da ballerino di strada, è la più adatta al mio stato fisico, perché gli elementi primari di questa disciplina sono l'improvvisazione e l'interpretazione personale. Così, in solo 4 lezioni, abbiamo preparato un balletto. Sinceramente, riguardandolo adesso è difficile non notare le mie imperfezioni. Vabbè, ci rifaremo. Il 2 febbraio ho partecipato insieme alla mia squadra Diversitability ai campionati assoluti di danza sportiva paralimpica, dove abbiamo vinto 2 medaglie d'argento e una di bronzo. È stata un'esperienza incredibile, assolutamente da ripetere e magari portarci a casa un oro. Non mi permetto di insegnare niente a nessuno, ma nella vita bisogna sempre lottare, soprattutto se le cose sembrano così inarrivabili. Posso tranquillamente affermare che con la costanza e la determinazione si possono raggiungere obiettivi insperati. In questo periodo, dove tutto è sospeso per il coronavirus, posso sicuramente affermare che la sua mancanza mi toglie quel contatto umano di grande importanza e non solo per il fisico, ma anche psicologico. In parole povere, ho un senso di vuoto interiore. Chissà quando si potrà di nuovo ballare. Già accaduto durante la puntata di Striscia la Notizia, anche noi vi consigliamo la lettura del libro di Maria Teresa Rinaldi. Caso di Maria Teresa Rinaldi, un diario personale scritto da chi lavora in prima linea per tutelare le persone con disabilità. Il libro Nulla al caso è acquistabile presso l'associazione Animic di Parma con un'offerta minima di 10 euro. Aiutiamo concretamente chi lotta per gli altri. Una bella iniziativa. Complimenti a Maria Teresa Rinaldi. Per la home fitness vediamo qual è l'esercizio di oggi proposto da Erika. Lavoriamo con 2 bottiglie d'acqua. Ci mettiamo con le gambe unite, ginocchia flesse, busto un po' in avanti. Le braccia sono tutte e 2 davanti, inspiro, fuori l'aria, faccio salire. Quindi inspiro, fuori l'aria, faccio salire. E facciamo 4 serie da 10 ripetizioni con una pausa fra una ripetizione e l'altra. Grazie Erika e ricordiamo a tutti i nostri follower che Erika fa anche parte del team wellness L'Isola d'Oro. Pertanto, se volete seguire i suoi consigli fitness, potete seguirla anche sulle pagine L'Isola d'Oro. Spostiamoci ora a Monchio delle Corti per scoprire in cosa si è specializzato oggi Vittorio Rozzi. Bene, stamattina voglio parlarvi di una cosa. Innanzitutto voglio darvi la posizione di Arva Nazionale. Ma siccome vedo associazioni
anche di livello nazionale che stanno proponendo i comuni, forme ancora più restrittive, per i quali i comuni invece vorrebbero dare con meno restrizioni. Quindi propongo per tutte le associazioni, anche quelle non nazionali, forme di restrizione proposte, come aziende, come FIRDE, che si attengono al decreto vigente, un po' meno restrittivo. Per la rubrica L'angolo del gluteo, la parola alla personal vegan trainer Rosalinda Iovice. Ciao ragazze, vi farò vedere oggi alcuni esercizi per i glutei. La cosa fondamentale è farli lentamente. Se avete un elastico, se non avete l'elastico, potete provare anche con dei collant, quindi a legarvi dei collant intorno alle caviglie. Con le gambe tanto tanto divaricate, dobbiamo fare una camminata laterale. Quindi cammina, 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 cammina. Sempre con le gambe divaricate dobbiamo camminare, non dobbiamo chiudere, aprire. Cammina, cammina con le gambe divaricate. Ok, cerchiamo di arrivare a 30. Quindi 1, 2, 3, fino a 30. Se a 30 ancora ce la fate, continuate finché il muscolo è talmente stanco che vi costringe a fermarvi. Ok? Spero che vi facciano effetto e ci vediamo alla prossima. Buona serata, buon pomeriggio. Ed ora un momento meditativo con il danzatore e ballerino Francesco Pizzirusso. Ecco i consigli fashion della stilista Isabella Ravasini. Ciao, ben trovate. È con piacere che introdurrei un discorso che a me sta molto a cuore, ma credo a tutte le aziende in generale dell'abbigliamento a oggi, che è quello della sostenibilità e del riciclo. Riciclo nel senso dei capi per dare vita a nuove collezioni. Sostenibilità è un'argomentazione che sia dalla filiera dei tessuti per arrivare a chi propone le collezioni oggi, è un processo che, nella quale si sta credendo molto, tante aziende. Che nella quale si sta credendo molto, tante aziende stanno facendo investimenti proprio per avere processi produttivi a un minimo impatto ecologico. Partirei dall'illustrazione di quello che è una fibra sostenibile, per poi a piccoli step capire che cosa si intende anche per recycling. Ciao, grazie. Per il magico mondo di Yolanda, ecco la Cavalier King Yolanda con la sua mamma umana, il veterinario Cristina Pederzani. Grazie Erika, oggi la sesta puntata per voi del magico mondo di Yolanda. Comunque madre, facci caso, ogni volta che la rimproveri Masai ti fa le pernacchie. Questa pallina in mille pezzi è colpa senz'altro di Masai, anche se fa la faccia della penitenza. Ti vedo che mi fai le pernacchie, eh? Scusa, chi ha fatto la spia? Spero che vi sia piaciuta. Ciao Erika. Oggi facciamo un esercizietto con un cane un po' anziano, così lo potete fare anche voi a casa se avete un soggetto un po' anziano. È molto facile. Mettete nel pugno un premio e gli chiedete di cercarlo e poi di dare la zampa nel pugno dove troviamo il premio. Dov'è? Brava! La nostra Orsetta e Cristina vi salutano. Ciao Erika. Dalla cucina di Mandala Salad, ecco la creazione di oggi di Maria Cristina Nasciuti. Anche per oggi dalla cucina di Mandala Salad è tutto, a voi studio. Per la rubrica Gli angeli di Madi, la parola alla bravissima Madi Ridolfi.
Buongiorno, per l'angolo angelico di Madi oggi parleremo dell'arcangelo Camuel e della pietra abbinata che è il quarzo rosa. Aprire il cuore per poter ricevere un altro cuore, l'amore donato non è mai vano, anche se a noi sembra di sprecare energie nel dare amore a chi non lo apprezza. In realtà quel dono giunge sempre alla sua meta, nel profondo, e raggiunge i suoi scopi anche lentamente nel tempo. Medita con il quarzo rosa. A voi buona giornata. E per stuzzicare la fantasia in questi fine settimana, ecco a voi la maestra di sostegno, Bolden Din Din. Ragazzi, eccovi qui. Sono Bolden Din Din, la vostra maestra di sostegno. Avete la casa che è un grande casino e i bambini continuano a guardare cartoni animati? Avete messo loro anche un po' un divieto? Ecco, avete fatto bene. Ma voi, il vostro momento di gioco e di fantasia, quando ve lo prendete? E non mi dite che non avete tempo adesso, lo dite sempre, non ho tempo. Sei a casa, hai tempo, hai tante cose da fare, ma forse devi imparare a organizzare il tuo tempo. Ok, fate una lista, organizzatevi il tempo, ma ricordatevi, prendetevi sempre il tempo giusto per il piacere. Scrivetelo, scrivete un'ora piacere personale. Oh, non ci vuole tanto, no? A te Pierangelo Ferrari con le previsioni meteo di oggi. Amici, buona giornata e ben ritrovati. La situazione meteorologica attuale è abbastanza complicata. Grossi temporali si stanno sviluppando sul nord Italia, anzi hanno già iniziato da un paio di giorni, tanto che la notte scorsa grossi nubifragi si sono scatenati in quasi tutto il nord Italia, portando allagamenti. Contemporaneamente in sud Italia un caldo torrido ha causato incendi. Questa stagione è veramente matta. Che sia colpa del coronavirus? Ma lo chiederemo ai nostri amministratori, sperando che lo sappiano. Ciao, statemi bene tutti quanti, arrivederci. Da TG Smart News per oggi è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un like qua sotto. Ringrazio la mia vicina di casa Paola D'Arè che mi ha chiuso la lampo del vestito che indosso, senza il quale non avrei potuto condurre la puntata di oggi. Noi, se volete, ci vediamo ogni domenica alle 13:20, in replica alle 20:13. Arrivederci!